Eccoci qui in compagnia di Nadia, che è la zia di Francesco, un nostro amico che ci ha mandato dei messaggi su Instagram, e siamo nella gelateria più buona di Addis Ababa, dell'Etiopia, di tutta l'Etiopia, del Corno d'Africa. Forse anche sì, Africa. Nadia, è davvero un piacere essere qui, grazie per l'invito, come si dice, dulcis in fundo. Abbiamo aspettato il giorno che ce ne andassimo ad Addis Ababa per fare il dolce alla fine. Bravissimi! E ti ricordi quanto è stato l'ultimo gelato buono in Italia? A Napoli? Veramente? Sì, sì. No, due anni fa. Allora mi state mettendo un attimino veloce. Non ho dubbi, sarà buonissimo. E poi ho trovato le zeppole. Sì. Complimenti davvero. Sì. Anche bellissima, poi la scena di Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. Dalla Scozia, mio papà invece qui dal 36, però prima hanno fatto Asmara e poi dopo sono venuti giù in Etiopia e i miei figli sono la quarta generazione che sono qui in Etiopia. È un paese a cui noi crediamo tanto, anche a discapito di tutte le difficoltà che abbiamo, però è casa nostra. Nati, cresciuti e tutti i giorni affrontiamo i problemi che ci... Però comunque io mi auguro che lo vedrete almeno un pochettino, perché veramente ha tanto da offrire. Purtroppo la situazione è un po' complicata adesso, ovviamente passeremo, quel che abbiamo visto è tra i villaggi camminando, perché purtroppo si vede, si sente questa cosa di queste sommosse, di quanto ci sono dalle regioni. Ci vorrebbero tour organizzati, ma non ci si sente al sicuro come forse era qualche anno fa. Speriamo che le cose cambino e si possano riprendere. Ma me lo auguro, perché proprio anche vive per il turismo questo paese, poi con sia il nord, che sarebbe la rotta storica, il sud che è pieno di tribù, e invece adesso con questa situazione si è frenato tutto e di conseguenza tutta l'economia, tutta l'Etiopia si è frenata. Noi continuiamo a sperarci. Certamente, adesso un ottimo gelato ci vuole. Sì, per continuare in positività. Vero, bravo, tanta positività, perché ci mettiamo tanto amore e niente. Io sono contenta che siete riusciti a passare, grazie. Perché Francesco continua a dire vi siete visti. E dice non accorgono ancora. Io mi sono fatto convincere da pistacchio e waffle. Lo assaggiamo subito. Volevo cioccolata da non lo so quante settimane, me lo sognavo e finalmente è arrivato il momento, assaggiamocelo. Classico, cioccolato e pistacchio. E lui, Nadia, complimenti. Grazie. È ansiosa. Bravissima. Questa qui è Lucy, è a 3.2 milioni di anni, è uno degli scheletri più completi di un ominide mai rinvenuti dalla storia dell'uomo. Qui dietro di me c'è una ricostruzione di come doveva essere lo scheletro completo. Questa qui invece è Sela, il nome significa pace in etiope, e rappresenta lo scheletro più completo e antico mai rinvenuto di una bambina, di un nostro antenato. Lì è come doveva essere in vita reale, secondo una ricostruzione.
siamo a casa di Nadia, qui sul lago Ongano. Ci hanno acceso il fuoco, bellissimo. Semplicemente wow, questo posto è magnifico. Allora, il villaggetto più vicino è a 12 km, quindi abbiamo deciso che stasera la cena ce la procuriamo noi, o meglio, la peschiamo noi, perché il lago qui è pieno di tilapia. Vediamo se avremo un po' di fortuna. I ragazzi sono lì a pescare. Dicono che ci siano anche gli ippopotami. A volte vengono anche qui, ma sono tutti quanti localizzati nell'altro lato del lago. Ecco qui la situazione. Si entra dentro e si pesca. Col sole si è fatto tutto marrò. Tu fai un bagno? No, io no, io vi guardo voi. Mi fa impressione un po' quest'acqua marrone, perché non vedo sotto cosa c'è. Qua, se vuoi pescare nel lago, c'è il doppio risultato: ti fai il bagno e peschi. Qui Vera che prova a pescare nel lago in Etiopia con una stecchetta di legno, un pezzettino di pesce esca. Alzalo un poco, muovila verso di me, piano 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 piano, 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 devi sentire. Cos'è questo? Un rametto? Abbiamo pescato con la lattina, se ti ricordi. Ah, è vero. Amore, che è successo? Ce l'ha mangiata e non l'ho sentito. Insomma, beh, devi fare attenzione. Pure a te, sì? Ti fregano, sono furbi. Eccolo qua. Very good. No, no. No, 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 no. I want the real one. No, no, no. Real one. Ne ho preso uno pure io, ma è troppo piccolo, lo lasciamo subito, poverino. Let him go, too small, too small. Amore, che ne pensi del bagnetto nel laghetto marrone? Molto interessante, ci sono dei correnti che sento proprio passare. Ghiacciate. Di freddo, caldo, freddo, caldo, molto interessante. Un poco strano non vedere niente. Sì, c'è una data da pesci, eh. Pensi? Eh sì, perché ora stanno pescando qui con noi. Ah, questo posticino con acqua calda. Wow, ho sentito qualcosa. Cos'è, un ippopotamo? Ci sono ippopotami, ci sono dall'altro lato del lago, quindi domani cercheremo di vederli, speriamo bene. Quindi, ma per ora godiamoci un bagnetto mentre i ragazzi stanno pescando. Vedremo cosa mangeremo stasera. Vedi l'acqua com'è liscia, com'è strana, sì, infatti, oliosa. Infatti. Se è vulcanica. Infatti, sì. Bellissimo. Wow. Wow,
this is tilapias? Wow. Wow. Small tilapias. Okay. Wow, and here. So we eat tonight. Yeah, we eat tonight. Yay! Very good. Good. Well done. Well done. Well done. Allora, ragazzi ci hanno pescato e hanno pulito molto bene i pesci. Allora, Chef Saldo, Chef Roberto, dove stiamo cucinando? Un posto così bello che non so se devo guardare la pentola o il panorama. Guarda sto lago, è meraviglioso, con le nuvole, i colori non sono più bruciati, ha preso questo color marroncino chiaro. Pesca, pesca. Pesca meglio? Pesca meglio di salmone. La pesca che abbiamo fatto oggi, esatto, ovviamente. E questa pesca sarà grigliata tra poco qua. E qua abbiamo altri vicini bellissimi. Eccolo, il pesce grigliato. Si è ammutolito, guarda. È vero, sta guardando, dice chi è questo? Ups. I ragazzi sono appena tornati con la carne e abbiamo avuto un piccolo reality check per quello che è Africa, che poi in realtà è un reality check che un po' tutti quanti dovrebbero avere, specialmente i bambini o chi non è consapevole di cosa succede dietro quando si va a comprare la carne al supermercato. Adesso vi faccio vedere la carne che hanno portato. Mamma mia, no, è quello che ho detto quell'altro. Mamma. Ok, di che go? Andiamo, va che è meglio. Cosa? Vuoi montare davanti o dietro? Che? Tu vuoi montare davanti o dietro? Dietro. Piano. Thank you. Check. Aldo! Aldo, vieni, 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 c'è bisogno, dai. Sì.
Ma stiamo scherzando, eh. No, ma non ci credo, io non ce la faccio. Maurizio ci ha detto di comprare una bestia, perché una bestia costava 3.000 e un chilo, sì, un chilo, mille, mille, due, mille, tre per un chilo, o 3.000 tutta la bestia. Andiamo. Che scioccante, questa è Africa, voglio. Lo so. Questa è Africa, così fanno qua. Lo so, alla fine uno lo compra al supermercato, ma quello è comunque. E questa è la realtà. È vero. Sei scioccato? Sì, eh? mi dispiace, lo sai. È vero che è la realtà, ma comunque è vero. Marfeo! Can we kill it like quick? Tomorrow. But quick, very quick. That not to suffer. He mean like, not to, you know, fast. Like, and because it's hard. Brutto, voglio. Brutto. Qui è Africa. Lo so. Non c'è il. Non c'è l'aria. Non ti aspettavi, eh? No, non mi aspettavo. Pensavo che fossero già. Vabbè, comunque domani speriamo che fanno una cosa veloce. Me l'ha detto di far prendere l'intera. Non dico il nome. Adesso cerchiamo di tranquillizzarla, la capretta. E io ho chiesto che domani faranno tutto molto velocemente. Amore, ti vedo ancora con gli occhi sbalorditi, sbarrati. Penso che questa è la verità che ti fa anche capire che questa è realtà. Noi andiamo in supermercato, compriamo carne, ci nascondiamo dietro, ma lo mangiamo tutti. Ma questo è realtà, questo è in Africa, questo portano tutto l'animale, lo uccidono, lo mangiano, così anche ti rendi conto del sacrificio che animale porta per te di mangiare carne. E pensare che tanto cibo è sprecato nel mondo ogni giorno e non ce ne ha proprio conto. Quindi bisogna apprezzare il cibo, quello che si ha, limitarlo a occasioni, limitarlo non esageratamente, perché dietro c'è tutto questo. E un po' tutti dovrebbero vedere che significa. Eccoci qui, Vera che fa insalata russa con la maionese fatta in casa, quella lì. Serata uggiosa, tempesta tropicale qui in Etiopia. Grazie ragazzi, ci vittiate troppo. Non è vero. Eccoci qui, sì. In compagnia. Saluti. Vieni Roberto. Maurizio. Grazie ragazzi. Grazie per questo regalo. Grazie. È un piacere enorme conoscervi e passare tempo indimenticabile con voi. Ci ha fatto tantissimo piacere. Veramente, ragazzi, ancora c'è. Io continuo a fare sì, ma non si beve mai. Dai, grazie. È vero. Porta male. A voi. Gelato. Wow. Buonissimo. Wow, che bello. Il prosecchino. E questa pasta fatta di Nadia, chef Nadia, bravissima, incominciamo bene, guardate ragazzi che meraviglia qua abbiamo, buon appetito a tutti, grazie altrettanto, grazie.
ci proprio ci trattati da VIPs. Da amici. Grazie ragazzi, siete meravigliosi, grazie, siete dei grandi. Buon appetito a tutti. Grazie anche a voi. Vieni, sei gelosa te, tieni. 4 settimane adesso. Wow, quindi un mese. Wow. Ciao mamma, scusi mamma. Ciao mamma. Mamma mia, guardate qua. Ma che vitaccia! Vi siete abituato ma bene? Che vitaccia, ragazzi! Guarda! Ragazzi, le state vicino! Che vitaccia, mannaggia! Guarda, noi non sappiamo trattare gli ospiti! Stiamo trascorrendo una domenica bellissima, pranzo meraviglioso, qui in compagnia di Nadia e Maurizio. È uscito anche il sole, quindi ha smesso di piovere, il lago è bellissimo, però è arrivato il momento di uccidere la capretta, quindi andremo adesso a vedere. Non sarà una cosa facile, ma appunto questo è quello che c'è di mezzo tra l'animale vivo e il supermercato, e io penso che molte più persone dovrebbero sapere quello che succede. Per loro è normale, ovviamente fanno questo per mangiare. Indubbiamente non è stato facile vedere la scena dell'uccisione, però è sembrato abbastanza veloce. Poi una volta che hanno tagliato l'arteria ho visto che hanno spezzato la spina dorsale, quindi c'erano contrazioni, però l'animale non ha più sofferto. La realtà ragazzi, quindi dobbiamo essere consapevoli di questo e mai sprecare cibo. Capire il sacrificio dell'animale, un'occasione, non sempre, non tutti i giorni, perché dietro al pacchetto di bistecchina, carne, tutto ciò che compriamo al supermercato c'è questo. È peggio, è molto peggio. Allora, è uscito un pelino di sole, la pioggia ha terminato, si esce in barca. Adesso si rialza il lago perché le piogge, però quando finiscono le piogge la spiaggia arriva fino a quella pietra lì, quindi noi abbiamo tutto questo pezzo qua che è tutto spiaggia. Poi quando si rialza questo proprio parte qua. Ecco perché è stato fatto sto muretto qua, ma si alza proprio di parecchio.
Amore, che sta succedendo? Non lo so, vedo carne. Questa è la caprettina che è stata sacrificata per noi qualche ora fa, cotta in maniera tradizionale etiope sul disco. Guardate come si chiama questo? Metad. Che sembra metad ma è intero, vero amore? Ma poi la cosa, con questo fanno tutto, fanno il caffè, fanno la carne. Con questa cosa? Ma anche il caffè, okay. Solo che il metad gli danno più piccolo, E qua invece è altro carne, sì, marinato. Che dopo viene su. Sì. E dopo c'entrano le cipolle, i pomodori e il caglia. Che abbiamo qua? La tilapia col sugo al pomodoro. Wow, bellissimo, che colore. Il fegato alla veneta etiopica è pronto. Abbiamo messo carne prima, sì, dopo il fegato e dopo abbiamo messo... il caria. Prima abbiamo fatto soffriggere aglio e olio e cipolla. Poi l'abbiamo messo dentro la carne tritata, poi il fegato, i reni, anche i reni. Tagliati. Poi li abbiamo messo per l'ultimo il caria, che sarebbe il peperoncino. E questo è tipo è tipico piatto etiopico. Sì. Che si mangia? Con l'ingera. Puoi mangiarlo col pane, però. Con l'ingera. Maurizio lì ha quasi finito, secondo me. Andiamo a vedere. Ha già messo le cipolle. Andiamo a vedere che fa Maurizio. Come va Maurizio? Bene, bene, abbastanza bene. Dai, abbiamo messo i pomodori. Ora lasciamo un po' che si asciuga un po', che si secca un po' la carne. Siamo a buon punto, dai. Wow, quanta carne. Eppure questo è un piatto... Questo è un piatto locale cucinato su un disco che lo chiamano il Bret Metad. È un disco. Questo è il famoso capretino che ci avevate caricato sull'Androvan. Non ci ricordare, io ancora me lo ricordo. Cottura a legna, bello. Docile, mai aggressiva. Poi va sempre girata, capito? Meglio che non si attacca, non si secca troppo. E peperoncino. Alla fine. Tendo! Io si prendo tutto, meno che il dulletto, quello non mi piace. Guardate che lusso! Bellissimo! Quindi sono tre diversi piatti di carne. Sì. Questo è il gancio, questo è con le ossicine, la capretta. Quella. Anche quella, no? Là c'è il bullotto che è col fegato, un po' di carne. E tutta l'interno. E qui è la tilapia. Bellissimo. Bellissimo. Non avete pescato? Non avete comprato i pesci? No, sono pescato. Qua è pesce. Pancetta non lo mangiamo da Italia, tre anni penso. Guarda qua, English breakfast. Ti piace English breakfast? Che bontà. Wow, bellissimo. Vieni Aldo. Vieni Roberto. Stamattina colazione all'inglese. Alla grande proprio, giusto per tenerci un po' in forma. Lusso. Per non perdere un poco di peso da ieri. Sì. Bellissimo. Ragazze civiziate, mamma mia, non ho parole. Un piacere, altro che filma quando vuoi, Go
come tutte le cose belle, siamo quasi al termine della nostra permanenza qui a Langano dai nostri amici Maurizio e Nadia. E fortunatamente oggi doveva piovere, ma c'è un cielo blu, quindi abbiamo un ultimo regalo di vedere questo lago meraviglioso con questi colori marroncini che sono unici. Faremo un bel pranzetto assieme con un po' di pasta e delle cotolette di paccocero, che è praticamente tipo un cinghiale che si caccia qui, quindi un'altra pietanza unica, tipica etiope. E siamo molto contenti, pronti per andare verso il Kenya. E niente, si continua. Godiamoci le ultime ore qui, in questo paradiso. Cotoletta di paccocero, gentilmente Warthog, catturato da Maurizio. Warthog. Pumba. Patatine fritte, un po' di insalata russa e poi così. Leggeri. Siccome qui non si mangia e non si beve. Esatto. Adesso la parte più brutta, vero? Sì. I saluti. Sì. E si è anche annuvolato, tema sì. Pioggia. Andiamo a salutare, dai. Però abbiamo trascorso un tempo indimenticabile. E se lo dice Vera, è vero. È vero. Non sarà l'ultima volta. No. Ma ci sarà tanto, sì. Poi ci teniamo in contatto con messaggi. Safe travels, eh? Best. Ci mandate a noi qualsiasi. A me non mi piace. Non mi piace. Goodbye. Esatto. See you soon. Esatto. Non mi piace salutare. Ho tutto il